Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Dunque, il video di oggi secondo me vi scioccherà un po'. Vi parlerò di 6 cose che non sapete sulla Cina, probabilmente, e che dovreste sapere, soprattutto se volete venire a visitarla. Sono 6 cose che a me personalmente hanno scioccata da morire, continuano a scioccarmi, non sono ancora abituata alla maggior parte di queste cose, ma fa parte dell'esperienza di essere qui, quindi voglio condividerle con voi, perché tutti i nostri amici quando ci chiedono ma com'è vivere in Cina e noi gli parliamo di queste cose che dirò in questo video, loro rimangono tipo ma davvero? Quindi cominciamo. Parentesi, per chi non lo sapesse, io mi chiamo Elisa, vivo a Shanghai da gennaio e prima di Shanghai vivevo a Hong Kong con mio marito, abbiamo vissuto lì quasi un anno. Quindi dopo l'esperienza a Hong Kong pensavo di essere abbastanza pronta all'esperienza in Cina. Non è il caso forse di... Oh, aspettate, la tenda sta rovinando le mie piante. Ok. Avendo vissuto a Hong Kong pensavo di essere pronta all'esperienza in Cina, ok? Hong Kong non è proprio Cina, va bene, non voglio entrare in merito a questa situazione adesso, ma insomma, pensavo di essere più pronta. Invece, Shanghai non è Hong Kong, ok? Molto diversa. Iniziamo con la numero 1, cioè a Shanghai non si parla inglese. Quando dico non si parla inglese, non intendo come in Italia, in cui... è raro trovare chi parla bene inglese, però comunque un po', insomma, le basi almeno le sappiamo tutti. Un minimo, se incontri un inglese, riesci a comunicare in qualche modo. No, ok? Qua non parlano inglese. 1, 2, 3, 4, 5. Blue, bla, flu, flag. Good job. Thank you. Questa cosa ci è stata detta più volte, preparatevi ragazzi, guardate che nessuno parla inglese. E noi abbiamo pensato, ok, sì, vabbè, invece è davvero un problema. Quindi se pensate di venire a visitare la Cina, preparatevi, scaricatevi un traduttore, qualcosa. A volte ho avuto difficoltà anche con yes e no, perché in cinese yes e no sono in un modo totalmente diverso, quindi... scaricatevi un traduttore. La cosa che probabilmente non sapete della Cina, numero 2, in Cina Google, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp non funzionano. What? E quando dico non funzionano, intendo dire che sono bloccati e che non si possono usare. Questa cosa molti di voi la sapranno già, ma la dico perché... premetto, io ero totalmente ignorante su tutto quello che riguarda la Cina, ok? Non sapevo nulla, quindi io questa cosa non la sapevo e anche tutti i miei amici, nessuno la sapeva. Una mia amica mi ha anche detto, Elisa, ma sei sicura di questa cosa? Secondo me hai capito male tu. Duh. No, loro hanno tutti dei sostitutivi per questi siti, hanno il loro Instagram, hanno il loro WhatsApp, i loro equivalenti cinesi. Ovviamente c'è un modo per poterli usare lo stesso e questo è il VPN. Che cos'è il VPN? Vi spiegherò cos'è un VPN molto alla buona, anche lì tanti di voi lo sapranno molto meglio di me che cos'è un VPN, altri non lo sapranno, quindi abbiate pazienza, ve lo spiegherò come posso. Un VPN è un app, un sistema, una roba you don't know what you're talking about, do you? Che fa tipo rimbalzare il tuo segnale in giro per il mondo, in modo che... per esempio, io col mio cellulare adesso risulto a Los Angeles. Di conseguenza, essendo a Los Angeles, io posso usare Instagram, Facebook e tutto quanto. In poche parole, il VPN serve a questo. Lo usano tutti gli occidentali che vivono in Cina, per ovvie ragioni. Usando il VPN puoi accedere a tutti i siti che ho citato prima. Funzionano bene? No. No, non funzionano bene. Usare Instagram, Facebook, Google in generale in Cina è una costante rotella che gira e che carica e che carica ed è un'attesa continua aspettando che quella cosa carichi. È frustrante. Ma
qua funziona così. La cosa che non sapevi della Cina, ma che dovresti sapere, soprattutto se vuoi venire a visitarla, numero 3, è Didi. Didi è un'app. Come capirete da questo video, qua c'è un'app per tutto. Già in generale c'è un'app per tutto, ma qua davvero c'è un'app per tutto. Ho già detto nel punto numero 1 che qua nessuno parla inglese. Di conseguenza, chiamare i taxi è un'esperienza. Nel senso che in altri posti, tipo a Hong Kong, tu vedevi un taxi con la luce rossa, voleva dire che era libero, e sventolavi la tua manina, spesso il taxi si fermava, ti caricava, eccetera. Qui invece tu, se sventoli la tua manina, il taxi non si ferma, 99 su 100 non si ferma. E questo perché ti vede, sei occidentale, quindi probabilmente non parli cinese. Sono giapponese. Di conseguenza non riusciresti a spiegargli neanche dove devi andare per risparmiare tempo, giustamente non si fermano e non ti caricano. Didi è l'app per chiamare i taxi. C'è una mappa, tu selezioni già la strada dove devi andare e quest'app fa da tramite tra te e l'autista, in modo che l'autista ti viene a prendere dove c'è scritto che tu sei sulla mappa. Tu entri nel taxi, non c'è bisogno di comunicare, non c'è bisogno di dire niente perché il tassista sa già tutto. Paghi attraverso l'app, e su questo arriveremo tra poco, e non c'è bisogno di comunicare. La cosa che non sapevi sulla Cina numero 4, sempre a proposito del fatto che esista un'app per tutto, sono i supermercati. Quando noi stavamo cercando casa, quando vedevo una casa che mi piaceva, mi preoccupavo di capire la zona com'era e se c'erano supermercati vicini, no? E da subito la gente mi ha detto: ma Elisa, qua non importa dove siano i supermercati perché nessuno va a far la spesa. In che senso nessuno va a far la spesa? Chiaramente qua usano un'app per far la spesa. Diverse app, in realtà ce n'è un milione. L'app che uso io si chiama Elema, ma non si chiama Elema. Ovviamente è una roba tipo Luoma, qualcosa del genere, che significa hai fame, una cosa del genere. E io su quest'app ordino da mangiare dai ristoranti, ci faccio la spesa, ci puoi comprare le medicine, puoi comprare qualsiasi cosa e ti arriva tutto dopo 20 minuti circa. C'è addirittura un sistema per la quale tu praticamente paghi attraverso questa app qualcuno che ti vada a comprare le cose in quel posto lì. Per esempio, ti serve qualcosa da quel negozio in particolare, ma quel negozio non ha il servizio delivery. Tu paghi una persona che prende, va in quel negozio, ti compra quello che tu hai detto che ti serve e te lo porta a casa. Sempre a proposito di shopping, arriviamo alla cosa che non sapevi della Cina numero 5, che è la mia preferita, ed è Taobao. Taobao è la cosa più bella del vivere in Cina. Taobao è un universo parallelo. Come spiegare Taobao? Dovrei fare un video di un'ora solo su Taobao, ma Taobao è ovviamente un'app. Su Taobao tu puoi comprare tutto, ma forse non mi sono spiegata. Tutto, intendo tutto: vestiti, scarpe, elettronica, mangiare, mobili, robe strane per cambiare la struttura della tua faccia. Oggi 我们的鼻子是由各种圆骨组成的，所以鼻夹可以帮助缩小鼻翼、鼻头、提高鼻梁。左右这两个是调节力。Una sauna portatile da costruire nel salotto di casa tua, dei piedi finti per farci non so bene che cosa, piante. Su Taobao puoi trovare di tutto e di più. La funzione più carina di Taobao è: se per esempio tu passi davanti alla vetrina di Dior e vedi una giacca che ti piace tantissimo, ma ovviamente non ti puoi permettere, tu puoi fargli una foto, caricare la foto su Taobao e Taobao ti troverà la stessa identica cosa che costa un decimo. È la giusta via di mezzo tra lo spaventoso e la cosa più bella che esista al mondo. Questo è Taobao. L'ultima cosa che probabilmente non sapevi della Cina e che dovresti sapere prima di venire qua, è la più importante,
e per me la più scioccante, sinceramente. In Cina la gente non usa i soldi. Avete capito bene, la gente non usa i soldi. La Cina è, come si dice, il primo paese cash free. Quindi chiaramente non accetteranno mai la tua carta europea, o comunque solo pochissimi posti l'accettano, posti come Zara, H&M, posti più internazionali. E anche lì comunque l'accettano, non sono molto felici quando gli faccio vedere la mia umile super flash di Intesa San Paolo di Torino. La maggior parte dei posti non accetta neanche i contanti. Questa è la cosa più scioccante per me, perché anche di questa cosa ci avevano avvertiti, ma non pensavo fosse davvero così, nel senso, è strano. La prima volta che sono venuta a Shanghai, venendo da Hong Kong, che c'erano 40 gradi, arrivo a Shanghai, ce n'erano meno 10, stavo congelando, volevo comprarmi un cappellino in un negozietto carino che ho incontrato per strada e non ho potuto comprarlo perché non accettavano né contanti né la mia appunto umile super flash di Intesa San Paolo di Torino. Quindi mi sono tenuta al freddo, infatti mi sono ammalata pesantemente 2 giorni prima del mio matrimonio. Che bei ricordi. Comunque, per pagare, indovinate un po' che cosa usano? Un'app. Chiaramente. Le app che usano per pagare sono WeChat e Alipay. WeChat sarebbe un po' come il loro sostitutivo di WhatsApp. Con WeChat puoi comunicare con la gente, puoi chiamare, puoi messaggiare, con la differenza che hai 1 milione di funzioni in più rispetto a WhatsApp, ma lo puoi usare anche per trasferire denaro ai tuoi amici, magari vai a cena fuori, uno paga per tutti e poi ognuno trasferisce la sua somma di denaro a quella persona. Puoi usarla per appunto pagare. Ovviamente è collegata alla tua carta di credito cinese, del tuo conto in banca cinese. Paghi usando un QR code che la gente nei negozi con una pistola scansiona e così paghi. L'altra app che usano sempre per pagare è Alipay. So che Alipay di recente è stata introdotta anche in Italia in alcuni negozi come metodo di pagamento per appunto i cinesi che vengono a comprare. Anche Alipay ha 1 milione di funzioni che io assolutamente non so usare e non conosco, ma anche lei è collegata al tuo conto cinese e puoi anche lì trasferire denaro, puoi pagare sempre tramite questo QR code. Una cosa che mi chiedono spesso è: ma anche gli anziani usano questi metodi super moderni, tra virgolette, ma come fanno? Cioè, mi dicono, mia mamma neanche sa usare WhatsApp, tra un po'. I'm not like a regular mom, I'm a cool mom. Vecchietti centenari che usano WeChat. Sì, anche i market più piccoli e scrausi in mezzo alla strada hanno il loro QR code che tu fai la spesa e poi quando devi pagare il tizio ti dice quanto devi pagare e tu scansioni questo QR code, inserisci la cifra da pagare e paghi. Paghi tutto così, tutto tutto, anche posti che davvero non ti aspetteresti. E fa ridere se pensiamo che in Italia ancora ti guardano storto se cerchi di pagare un caffè col bancomat. Cosa che io sono la più odiata da tutti i bar d'Italia perché non ho mai contanti dietro. Comunque ecco, queste sono le 6 cose che probabilmente non sapevi della Cina e che dovresti sapere soprattutto prima di venire a visitarla. Fatemi sapere se vi è piaciuto, se l'avete trovato interessante. Cosa ne pensate? Se vi è piaciuto questo video mettetemi un like, lasciate un commento e soprattutto iscrivetevi al canale, per favore. Grazie. Per oggi è tutto, ci vediamo la prossima settimana con un altro video. Ciao!